lascia tutto sempre, con la città che impone, parola, sguardo, senso, legge, la voce del padrone, la campagna e la montagna, senza alcuna condizione, si immolino al progresso, alla sua grande ragione. All'immensa mega macchina che non si ferma ad aspettare, chi perde tempo a far domande, a chi serve, a cosa serve, chi lo paga, chi ha deciso, perché mai questa violenza? E allora in Val di Susa una nuova resistenza. 20 anni sono lunghi, c'è chi nasce e c'è chi muore, generazioni che procedono nella stessa direzione, radicate nella terra, nel senso del comune. Da questo contagio nessuno è immune. Contro il traforo i resistenti a Venaus erano sui prati, arrivarono i gendarmi, testa e ossa fracassati, i resistenti tornarono dai sentieri del bosco, si ripresero i prati e altri anni sono passati. A Maddalena di Chiomonte la battaglia al campare, schiere di gendarmi e schiere di corpi su cui passare, e si continua a resistere con l'assoluta convinzione che in questo stare insieme è l'unica ragione. Fatto naturale.